L'amministrazione comunale arcense ha consegnato oggi a Lino Gobbi, classe 1921, l'onorificenza al merito, in una cerimonia che si è tenuta a Palazzo Panni ad Arco. Lino Gobbi è tra gli arcensi di cui l'intera comunità va maggiormente fiera. Sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale e alla ritirata in Russia, è stato internato in Germania e poi incarcerato a Butzbach. La sua storia viene raccontata alle giovani generazioni, soprattutto agli studenti, per tramandare i valori della ricerca continua della libertà, la promozione della pace e l'impegno nel mondo del volontariato. È per questo motivo che il sindaco Betta, assieme alla sua giunta, ha deciso di assegnare a Lino Gobbi il gonfalone d'argento, proprio oggi, il giorno del suo 95° compleanno. Concessione delle onorificenze al merito della città di Arco a Lino Gobbi. Lino Gobbi nasce ad Arco il 9 febbraio 1921 da una numerosa famiglia contadina che riesce a trasmettergli solidi valori e uno stile di vita integro, rispettoso della terra, delle persone e dei valori sociali di convivenza pacifica e di umana solidarietà. Come tanti suoi coetanei, appena ventenne, chiamato alle armi per i fronti della Seconda Guerra Mondiale, viene assegnato al Corpo degli Alpini, Brigata Iulia, e quindi mandato a combattere sul fronte russo. Sopravvive all'incubo della ritirata di Russia, riuscendo con pochi compagni a rientrare in Italia fisicamente e psicologicamente provato dalle morti e dalla disperazione che ha potuto personalmente provare. Rientrato in Italia, dopo un breve congedo, è destinato al fronte jugoslavo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre viene catturato e deportato in Germania. Affronta qui la vita di stenti, prima nel campo di concentramento per militari dove viene costretto ai lavori forzati, poi nel carcere di Butzbach, perché accusato di aver sottratto degli alimenti dalle macerie di una casa bombardata per poter far fronte alla fame patita da lui e dai suoi compagni. Liberato nel 1945, alla fine della guerra, riesce a tornare a casa e a riprendere una vita di normalità. Il suo impegno per la comunità e per quei valori che non lo hanno mai abbandonato lo porta a dare il suo contributo nel volontariato e nella cooperazione a favore della locale cooperativa di contadini e per la cassa rurale cittadina, ma anche l'impegno prosegue anche oggi nell'Associazione Nazionale Alpini presso il gruppo di Arco. Con il suo gruppo Alpini, specialmente negli ultimi 20 anni, ha portato la sua testimonianza di reduce e di sostenitore della pace presso innumerevoli scuole, con grande sforzo educativo a favore dei giovani e delle future generazioni. Motivazione. L'eccezionalità dell'esperienza di Lino Gobbi non è solo nel suo diario di reduce di uno degli episodi più tragici ed infelici del conflitto, né essenzialmente nelle privazioni e nelle sofferenze patite durante la prigionia, come internato militare e come prigioniero in carcere. Il valore del suo esempio sta piuttosto nel modo in cui ha saputo reagire alla guerra e alla sua brutalità, mantenendo saldi i valori che gli erano stati trasmessi dalla famiglia e dalla comunità contadina di cui faceva parte. Il disprezzo della guerra come strumento di controversia, la solidarietà e la disponibilità per il prossimo, la pietà nei confronti delle sofferenze altrui sono tutti gli elementi che rendono ricca la sua testimonianza e rendono diversa da ogni retorica estremamente istruttiva per le giovani generazioni. A questo si aggiunge il desiderio, manifestato negli anni successivi alla guerra, di ricostruire la comunità e il tessuto sociale cittadino, improntandoli a valori di cooperazione e solidarietà. Il suo impegno nelle maggiori associazioni e cooperative del territorio che tanto hanno dato a questo territorio, aiutandolo a superare le difficoltà post-belliche e a rinascere un nuovo benessere, testimonianza diretta di questo suo pensiero e della sua profonda convinzione che sia necessario agire insieme per costruire un futuro migliore. Questa volontà di aiutare a ricostruire, dopo i momenti di difficoltà, di mettere a disposizione degli altri le proprie forze per superare crisi e tragiche fatalità, lo ha accompagnato anche nei molti anni di volontariato con il gruppo di Arco dell'Associazione Nazionale Alpini, sempre pronto a portare soccorso e a dare una mano per sia nei momenti di crisi che nei momenti di festa, con un atteggiamento di disinteressata disponibilità che ha sempre fatto la differenza. Da ultimo, ma non certo meno importante, bisogna menzionare l'impegno che Lino Gobbi ha dimostrato per le scuole e per i ragazzi,
Sono innumerevoli infatti le occasioni in cui ha portato la sua testimonianza di reduce e di internato, raccontando la sua esperienza terribile, allo stesso tempo riuscendo a costruire per le nuove generazioni un esempio di integrità morale e di rispetto dei valori della giustizia e della solidarietà. In queste occasioni egli ha dimostrato di essere persona di straordinaria umanità e ha testimoniato l'impegno per il mantenimento della pace e della convivenza civile, dando concreto valore a principi che sono fondamentali per la crescita e il futuro della nostra società. Egli incarna, in effetti, i valori della Costituzione della nostra Repubblica, che proprio subito dopo la guerra fu scritta dall'Assemblea Costituente per evitare che si dovessero ripetere le esperienze terribili e le sofferenze della prima metà del Novecento. Il ripudio della guerra, la solidarietà, il lavoro, la convivenza sociale senza pregiudizi e senza discriminazioni. L'onorificenza al merito, la città di Arco intende esprimere gratitudine per l'attività di volontariato effettuata con associazioni cooperative nel nostro territorio e per la testimonianza costruttiva ed educativa svolta a favore dei giovani e delle scuole. Forte di un'esperienza tragica e dolorosa come quella della guerra, che lui ha superato mantenendo tenacia, mantenendo saldi i valori di solidarietà e di pace. Forse troppo, hai fatto un'iperbole della mia volontà. E avevo una buona volontà, ma però non arrivare a quei momenti che sono arrivato. Sono contento di essere arrivato fin qui, essere stato capace di aiutare gli altri, però bisogna che ricordare quanti mi hanno aiutato. E dopo bisogna anche ricordare che quelli che ho aiutato io, li ho aiutato perché era il mio dovere. Il Signore mi ha dato la fortuna, la grazia di avere la forza di poter farlo. E se questo è vero, non è tutto merito mio. Diciamo la verità, io sono stato, come si dice, un operaio, un missionario, se si vuole, a qualche maniera, però meritarmi una festa così, Arco, non sognavo neanche